Ciao a tutti amici di xmhardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare un nuovo headset da gaming prodotto da Perix. Parliamo più precisamente della X1200. Partendo dalla confezione troviamo il modello delle cuffie, il logo del brand, un bollino che ci ricorda che il design di questi prodotti è studiato in Germania. Ci siamo avvantaggiati nell'estrazione del prodotto in quanto è un po' difficoltosa l'estrazione. Troviamo comunque un'apertura trasparente che ci darà modo di visualizzare il prodotto contenuto all'interno. Nel retro della confezione troviamo in varie lingue, tra cui anche l'italiano, alcune caratteristiche tecniche del prodotto e i lati ulteriori caratteristiche. Procedendo dunque ad estrarre il prodotto e il relativo bandolo dalla confezione, troviamo un classico manuale utente, un adattatore da 3,5 mm per sfruttare le cuffie collegate al computer ed ovviamente l'headset da gaming stesso. Come possiamo vedere, la colorazione è unica ed è nera con alcuni riferimenti di colore rosso. Il design ci ricorda immediatamente le Razer Kraken, quindi non possiamo dire che è semplicemente un'ispirazione, ma è proprio, diciamo, un prodotto abbastanza copiato dalla Razer. Il design ovviamente è identico, quindi troveremo delle cuffie molto comode, molto belle esteticamente. Abbiamo la possibilità di regolare fino a 15 step la dimensione delle cuffie per calzarla meglio sulla nostra testa. La headband è rivestita, come anche le Razer Kraken, di un imbuto in gomma. In questa parte forse vediamo meglio, è un po' traspirante il tessuto. I padiglioni sono sempre dotati di questa finitura tipo a griglia, che comunque è plastica. I padiglioni sono rivestiti in similpelle. I driver utilizzati sono da 40 mm. Abbiamo la possibilità di ripiegare su se stesse le cuffie, quindi per agevolare il trasporto. Nella parte sinistra troviamo questo microfono di tipo flessibile, che ci permetterà quindi di spostarlo più agevolmente verso la bocca ed migliorare la comunicazione. Inoltre troviamo un cavo rivestito in treccia di tessuto, un connettore, scusate, da 3,5 mm placcato in oro e troviamo anche un controller inline che ci permetterà di attivare e disattivare il microfono stesso. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com. Un saluto a tutto lo staff.